Come sta il nostro membro della commissione? È alle prese con un profondo esame di coscienza che ribalterà la sua posizione sulla defiscalizzazione nel settore petrolifero la prossima settimana. Bene. Nient'altro? Un amico dell'ufficio brevetti mi ha parlato di una macchina senza motore. L'inventore era uno stimato ricercatore scientifico dell'MIT qualche anno fa, poi ha rinunciato all'incarico ed è svanito nel nulla. Una macchina senza motore non ha bisogno di benzina o gasolio. Ti rendi conto cosa succede alla nostra compagnia se qualcuno inventa una macchina che cammina senza motore? Immagino che sarebbe un bel casino. Tanto per usare un eufemismo, la compagnia salta insieme a 20.000 posti di lavoro, fondi di pensione che vanno in fumo, politici rovinati e soprattutto io perdo una fortuna. Se ne occupano già i miei due uomini migliori, quella cosa non vedrà mai la luce del sole. Non voglio correre rischi, ok? Deve sparire tutto. Invenzione, inventore, disegni, appunti. È chiaro? Chiarissimo, signore. Bene, perché se invece viene fuori qualcosa, i tuoi uomini non ne risponderanno. Tu sì. Ah, vediamo come va adesso. Perfetto. Allora... Perché non dà segni di vita? Questo. Ecco, così va meglio. Suoni, brutto bastardo, eh? Se il buongiorno si vede dal mattino. Direi che cominciamo bene. Più soldi. Solo opuscoli. Già. Hai un sorrisetto che non mi convince. Qualcosa mi dice che a te non sono arrivati solo opuscoli, eh? Mi ha scritto l'università, Ned. Ce l'ho fatta, sono stata ammessa. Sì! Cambridge non sarà mai più la stessa. Ehi, ho anch'io una buona notizia. Vieni a vedere. Dov'è Glen Pebble Road? L'avete superata. Ah, era prima. Cercate Ned Ledfield? Come lo sa? Beh, c'è soltanto lui che abita lì. Che ne dici, bambina mia? Eh? Dico che è fantastica, Ned. Insomma, è una vera rivoluzione.
Funziona davvero. Ah, ci puoi scommettere. Le compagnie petrolifere ti pagheranno molto di più per distruggerla rispetto a chi vorrà fabbricarla. Fortuna che non sono il tipo che corre dietro ai soldi. È meglio che la brevetti e subito. Ho mandato per posta la domanda all'ufficio brevetti un paio di mesi fa. Non mi hanno ancora risposto. Perché non la fai online? Va bene. Senti, forse dovresti andarci di persona, capisci? È un'invenzione troppo importante per rischiare che un impiegato corrotto te la rubi. Ah, questo non mi spaventa. Insomma, chi altro vuoi che sia tanto stupido da pensare di usare la vernice come conduttore solare? E poi ho modificato il procedimento una dozzina di volte da allora. Oh, ho preparato un'altra domanda. La metteresti nella cassetta della posta? Certo. Ti ringrazio. Sono veramente fiero di te. Ned, non so come potrò mai ringraziarti per tutto l'aiuto. Sono sicuro che li farai a pezzi. Beh, è meglio che vai adesso, eh? O farei tardi a scuola. Sì, ci vediamo domani mattina. Domani mattina, bambina mia. Sbrighiamoci. Aspetta. Non ci voleva. Una troupe televisiva. Che facciamo? Guardiamo e aspettiamo. Salve, sono Eve Pretson, KQAP News. So che ha una cosa molto speciale che vuole mostrarci. Ah, sì. Non vedo impianti di trasmissione. Infatti, quello che hanno ripreso è ancora sul furgone. Sistemiamo prima la troupe. Il nostro inventore non scappa. Ok. Thank you.
ci sei, calmati. Accidenti, ma che... Bravo, passa. Vi posso essere utile? Siamo dell'ufficio brevetti. Ah. Le volevamo parlare della domanda che ci ha inviato. Certo. Accomodatevi. Mi scusi, lei sa dirmi dove mi trovo? Ah, salve, ha dimenticato qualcosa? Temo di averne dimenticato tante. Che diavolo le è successo? Non lo so, non mi ricordo. Lei mi conosce? Ah, certo, sì, siamo vecchi amici. Come mi chiamo? Senta, adesso non posso darle retta, mi dia qualche minuto, eh? Il bagno è in fondo a sinistra, se vuole darsi una rinfrescata. La raggiungo subito. Grazie. Che strani, questi della televisione. Ah, siete tornati anche voi. L'avete trovato, Ned? Sì, tutto a posto. Ehi, attento con quel coso, eh. Tu lo sai a che cosa lavorava? No, non lo sa nessuno. Che significava? Siete tornati anche voi.
Beh, quella donna era... Ma non potevi aspettare. Andava eliminato. Ma se quella donna è la nostra, era stata qui anche lei. È morta. Quel meccanico poteva riferirsi a chiunque. Andiamo, abbiamo già perso troppo tempo. Compressore. L'hanno ammazzato per rapinarlo. 200 schifosi dollari. Sei cacciato. Non può parlare. C'è un equilibrio nell'universo. Un equilibrio che si riscontra in tutte le più grandi e variegate ideologie del genere umano. Guerra e pace. Amore e odio. Bene e male, giusto e sbagliato. E trovare quell'equilibrio... beh, non è sempre facile. Ma io vi prometto che... che ne vale la pena. Ammettere il dubbio significa ammettere la debolezza. E contrariamente alla credenza popolare, i deboli non ereditano la terra. Ereditano due cose: bassa autostima e bassi guadagni. Pronto? Sì, sono il dottor Griggs. Scusi se la disturbo, purtroppo abbiamo un piccolo problema con la sua carta di credito. Davvero? Non riesco a capire come mai. Va bene, gliene porto immediatamente un'altra. Ottimo, grazie.
Ottenere il benessere è come ottenere qualunque altra cosa desideriate nella vita. Tutto dipende dall'equilibrio qui dentro. Mi dà un passaggio? Prego, salve. Grazie. Inizia la sua conferenza. Tra 10 minuti. Crede che sia una buona idea bere alcol? No, questo non è alcol, è un'iniezione di coraggio. Non deve parlare di fiducia in se stessi e forza interiore? Proprio così. In tutte le sue forme. Ha collezionato multe per eccesso di velocità per realizzare questo servizio dal titolo patente, libretto e numero. Adoro i suoi servizi. Lei non li vede mai? Le multe per eccesso di velocità sono abituali per gli americani, specialmente per quelli che amano correre. Sì, conosco bene i suoi servizi. Ma qualcuno se l'è cavata un po' troppo facilmente di recente. Ecco, nel corso di una normale attività di pattugliamento, come si comporta l'agente della polizia della Pennsylvania, James Slade. In pratica, se siete giovani, donne, avete superato di poco il limite di velocità e andate ad ovest, è molto probabile che l'agente Slade vi fermi. Quelle che hanno fornito il proprio numero di telefono sono state lasciate andare con una semplice ramanzina. Le altre, come chi vi parla, che non hanno ottemperato alle richieste dell'agente Slade, hanno avuto una bella citazione con l'ammenda più alta prevista. Questo è tutto. Alla lista di MySpace e di Facebook vi consiglio di aggiungere l'agente Slade alla caccia sulla 322 di prede disponibili. Eve Pretzen per KQAP News delle 5. Grazie. Che le avevo detto? Adesso meravigliosa. Ascoltiamo le previsioni del tempo. Sì, è assolutamente meravigliosa. Nella speranza che ci sia almeno una pausa per questa notte. Perché ammettere il dubbio significa ammettere la debolezza. Contrariamente alla credenza popolare, i deboli non ereditano la terra. Ereditano due cose. Uno, bassa autostima. Due, guadagni ancora più bassi. Se cercate legna da ardere, la cerchereste sulle strade di Filadelfia? O di Boston? O di New York? La risposta è no. Voglio sentirvi dire no. No. Più forte, andiamo. No. Con più no. convinzione, più forte questo no. 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 No! 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 Esatto, ed in modo analogo, se cercate il benessere non andrete certo a cercarlo tra la povera gente. Perché ottenere il benessere è come ottenere qualunque altra cosa desideriate nella vita. Tutto dipende dall'equilibrio qui dentro. Voglio che vi concentriate con me. Chiudete gli occhi. Appoggiate due dita sulle tempie da tutte e due le parti e cercate di immaginare un fiume. Un fiume che scorre impetuoso. Se gettate un bastoncino in quel fiume, la corrente se ne impadronisce e lo trascina via. Adesso voglio che vi concentriate su quello che volete nella vita. Volete il denaro? Volete il potere? Volete l'amore? Immaginate che quello sia il fiume e che voi siate il bastoncino. L'equilibrio della mente vi darà la sicurezza, la forza di gettarvi a capofitto in quel fiume e di cavalcare la corrente fino al successo, perché se siete insoddisfatti della vita, sono venuto a dirvi che avete la forza di cambiarla. Sì! Grazie del passaggio. Di tornare a Washington. A che ora è il volo domani? Presto. Troppo presto. Ecco, una camera, una notte e due letti matrimoniali. Grazie. Ci sarebbe da restituire la macchina all'autonoleggio. Il nostro aereo parte all'alba. Ci pensiamo noi, non si preoccupi, signor Black. Ok, grazie. Buonanotte. Buonanotte. Dottor Griggs. Dottor Griggs, può avvicinarsi al banco? Vado a prenderla in macchina e torno. Dottor Griggs. Lei. Mi lasci in pace. Devo parlarle. Io no. Spiacente, non mi interessa, grazie. Devo parlare con lei. Beh, prenda un appuntamento allora. Devo parlare con lei, la prego, mi aiuti.
prego, ho bisogno del suo aiuto. La smetta di seguirmi. Dottor Griggs, devo parlare con lei. E io non perché ho niente da dirle. Perché ho il suo biglietto non da visita? Non sento niente. Se ne torni in albergo. La prego, ho bisogno. Deve aiutarmi. Come ho avuto il suo biglietto da visita? La prego. Mio Dio. Parta! Parta, parta! E adesso? Il denaro è stato spedito, siamo già stati pagati. Rilassati. Tecnicamente siamo a posto. Abbiamo eliminato il vecchio e distrutto le prove. Riusciremo a trovarla. Riprendiamo le chiavi. Chi sono quei due? Vogliono uccidermi. Già, ma perché? Non lo so, vede, non so neanche chi sono. Come sarebbe a dire? Non mi ricordo più niente. Ho già visto quei due, ma non ho idea del perché vogliono uccidermi. Sapevo che bisognava starle lontano, ma non che fosse pericolosa. Lei sa chi sono. Ma allora non ricorda proprio niente, eh? No. Insomma, perché avrei dovuto incontrarla alle 7? Non doveva incontrarmi alle 7, cominciava la mia conferenza. E il suo biglietto da visita? Non ne ho idea. Salve. Che cosa vi posso dare? Per me una birra. Lei che cosa vuole? Facciamo due birre. D'accordo, ve le porto subito. Grazie. Grazie. No, non mi ringrazi, la prego. Ordinare da bere per quelle con cui esco non è il mio forte. Sono uscita con lei. Beh, in un certo senso. Allora, che cosa ricorda? Niente. Niente? Neanche il suo nome, nulla? No, è come se fossi nata su una montagna. Io non so più cosa... Sicuro che non c'è stato altro fra noi. Ho la sensazione che ci sia qualcosa in comune, un rapporto. Non lo definirei un rapporto. Ma mi conosce. Molta gente la conosce, sa chi è. Lei è... è abbastanza famosa. Sono famosa? Sì, fa dei servizi per la televisione. Crede che volessero uccidermi per qualcosa che ho scoperto? È possibile. Devo essere sincero con lei. I suoi servizi non sono di alto livello. Come sarebbe? Lei è specializzata in servizi frivoli, volti a complicare la vita degli altri. Come il poliziotto che cerca di rimorchiare una ragazza al volante o un marito maniaco che cerca di far rientrare le hotline nel proprio budget mensile. O un onesto uomo d'affari che cerca di spingere il prossimo a vivere meglio. Non è molto entusiasmante. Mm-hmm. Lei che lavoro fa, dottor Griggs? L'uomo d'affari che cerca di spingere il prossimo a vivere meglio. Oh, no. Oh, sì. Offre tutta la casa, con i rispetti di Seth, è quello lì. È un suo ammiratore e se un giorno vuole fare un servizio sui barman più dotati, è pronto. Grazie. Guardi che è sposato e ha due figli. Se le chiede un autografo, il suo nome è Yves Pretzon. Tanto per completare le presentazioni, mi chiamo Harry. Ti ho complicato la vita, Harry. Il servizio non è ancora andato in onda. Dai, bevi. Non mi ricordo nemmeno se mi piace. Direi di sì. Quello non è bere. La tequila è bere. Tocca a te. Ok. Ora la tequila.
E il limone. Niente male, eh? Ed ora lasciamo la parola alla nostra inviata Eve Branson, alle prese con uno strano gruppo di ragazze attraenti ma scomode. Oggi mi trovo con la squadra delle cheerleader della Springfield High School. Come campionesse in carica, nel weekend difenderanno il loro titolo nelle finali delle cheerleader dello Stato. Il problema è che queste ragazze hanno avuto 3 allenatori quest'anno e tutti e 3 si sono dimessi. Secondo molti all'interno dell'ambiente scolastico, compresi insegnanti e studenti e genitori, queste prime donne pom-pom fanno il bello e il cattivo tempo con atteggiamenti intimidatori. Così ho deciso di fare un prime donne pom-pom della scuola per rendermi conto. È geniale. Da dove l'hai tirata fuori? Pensa cosa potrei fare se avessi un incarico vero. Ma vuoi scherzare? Hai un successone e i tuoi indici di ascolto sono alle stelle. Voglio un posto in redazione, Bob. Le cose bisogna meritarsele, Eve, lo sai, devi avere pazienza. Non basta questa storia come merito? Credevo che fosse tutto chiaro dall'inizio, insomma, non c'è nessun coinvolgimento, ce la spassiamo. E anche molto, finché mentivi solo sul tuo matrimonio, ma mi hai detto che avresti... Ehi, lo so cosa ti ho detto, chiaro? No, non è chiaro, Bob. Le promesse si mantengono. Mi hai trascinata in questa relazione con l'illusione che mi avresti offerto delle opportunità per distinguermi da tutti gli altri bei faccini dello schermo. Ma di che cosa ti lamenti? Sei l'inviata più popolare che abbiamo. Conterà qualcosa, no? Non voglio essere popolare, voglio stare in redazione. Ma tu sei famosa e fai dei servizi strepitosi. Non mi interessa, voglio essere presa sul serio. E nessuno mi prenderà mai sul serio se continuo a intervistare delle cheerleader. Senti, se non hai intenzione di fare quello che hai detto, dimmelo subito. La vita professionale delle giornaliste è più breve di quella degli uomini. Ok. Va bene se ti faccio fare un pezzo sul municipio? Potrebbe permettermi di spassarmela ancora? Potrebbe. Quando? Domani. Ne parliamo in ufficio e sistemiamo tutto. Ora devo andare. Farò tardi al compleanno di Linda. Ho promesso. Salve, sono Dan Hollenbach della KXUT di New York. Abbiamo molto apprezzato l'ottimo materiale che ci ha mandato, ma non lo riteniamo adeguato alle nostre esigenze. Abbiamo pertanto deciso di non avvalerci della sua collaborazione. Auguri. Aspetta. Mi ricordo che sono Eve Branson della KQAP. Credevo che l'alcol avesse l'effetto opposto. No, 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 sono abituata a bere questa roba. È tequila, vero? Non mi piace molto, ma Bob sì. Chi è Bob? Il mio capo, credo. Oh. E ricordi qualcos'altro? Come chi erano quei due? No. È l'unico spiraglio che si è aperto. Probabilmente con un'altra tequila. Seth! Ciao, Margot. Ancora nessuna notizia di Eve? Né sua né di Alla. Il telefonino? Ci ho provato, non risponde. Sei preoccupato per lei? E perché? Probabilmente sono in qualche Holiday Inn a gonfiare la nota spese. La odio quando fa così. Cioè cosa, Bob? Fa il comodo suo in orario d'ufficio. Se chiama, dille che voglio vederla domani mattina, ok? D'accordo. Ah, Bob. Sì? Un mio amico della KXUT di New York dice che Eve si è proposta come conduttrice. Sembra che non sia piaciuta. Oh, davvero? Era giusto che lo sapessi. Ciao. Buona serata. Grazie. Ciao. Quindi ricordi di essere finita con la tua macchina in una scarpata e di essere risalita? No, sì, forse è andata così. Forse era la mia macchina. E quei due li hai visti uccidere l'uomo della stazione di servizio? No, sono uscita dal bagno e lui era schiacciato sotto la macchina. Una cosa orribile. Vogliono ucciderti perché sei una testimone? No, non mi hanno vista alla stazione di servizio. Se non è per quello, un motivo per cui vogliono ucciderti deve esserci, no? Certo, no, non lo so. Eve, devi andare alla polizia. Ho paura di farlo, vedi? È arrivato un poliziotto alla stazione di servizio e mi sono nascosta. Non so perché, è stato istintivo e... Era come se cercasse me, capisci? Come quegli assassini. Ero confusa e sono venuta a cercare te. A
Avevo solo il tuo biglietto da visita. Beh, è singolare che tu sia riuscita a trovarmi. Il mio fiuto giornalistico non mi lascia. Quello che non capisco è come abbiano fatto a trovarmi. Devono averti seguita. Ma ho fatto l'autostop. E poi, perché non spararmi prima che entrassi? Non ha senso e... Mi dispiace di averti coinvolto, Harry. So di non avere alcun diritto di chiedertelo, ma... Se potessi aiutarmi a trovare l'emittente dove lavoro. Oh, certo, ma se... Ma se dovessero arrivare prima loro? Insomma, lo sai anche tu se ti hanno trovata una volta. L'unico modo per sopravvivere è trovare le risposte. Chi sono loro? Perché vogliono uccidermi? Chi sono io? Cosa ho fatto? Chi conosco? Devo cominciare da qualche parte. Ora non ho altre strade. Per quello che vale, conta su di me. Ok. Cerchiamo di scoprire qualche scheletro nell'armadio di Prezzon. Insomma, quei servizi miravano a rovinare le persone. No, non a rovinarle. Credo che volessero solo mostrare le persone per quello che sono. Capisci? Degli imbroglioni che si approfittano di chi è meno fortunato di loro. Perché accettavano di farsi intervistare? Non accettavano. Li seguivi con una telecamera nascosta. Riprendevi quello che facevano e quando decidevi di avere materiale sufficiente li affrontavi a viso aperto. Beh, allora era a fin di bene. Sì, direi di sì. E poi... La trasmissione aveva successo. Sei un imbroglione, Harry. No. No, faccio conferenze sul potere dell'ottimismo. Ho aiutato tantissima gente. E perché? Perché credevo che facessi del male? Non lo so. Cosa ti ho detto quando ti ho affrontato? Non me lo ricordo più. Non te lo ricordi? Come fai a non ricordarlo? Devi ricordarlo. Perché non me lo ricordo più? Tutto qui, cambiamo discorso. Ma perché te la prendi con me? Non me la prendo. È questo il tuo modo di condurre le interviste. Sbatti tutto in faccia alle persone e poi manipoli il senso delle loro parole per far sembrare che mentano o che cerchino di ingannarti, ma io non ti voglio ingannare. Vuoi sapere qual è la differenza tra noi due? Io aiuto il prossimo a migliorare la propria vita. Con l'equilibrio, il rafforzamento della fiducia in se stessi. Tu invece usi le persone per migliorare la tua vita, è diverso. Aspetta, no, non è tutto qui, perché devo aver fatto qualcosa che ha fatto infuriare qualcuno. Questo è poco, ma sicuro. No, se quelli cercano di ucciderci, devo aver messo il naso in qualcosa di sbagliato, in qualcosa di molto sbagliato. Senti, i tuoi servizi non c'entrano, capisci? Anch'io ero furioso per l'immagine che davi di me, ma non volevo ucciderti. Wow, sono proprio una cretina. No, non lo sei. Se ho fatto quello che dici, se cercavi di aiutare il prossimo e io sono venuta a romperti le scatole... Senti, lasciamo perdere, ok? Ognuno fa il suo lavoro. Sei famosa. Quelli della vigilanza sapranno chi sei. Non so cosa troveremo, ma viste le premesse temo proprio che non sarà affatto piacevole. Se ti fa tornare la memoria, per me va bene. Harry, non so come ringraziarti dell'aiuto che mi dai. E non mi riferisco all'avermi portata qui, mi riferisco al farmi sentire che vale la pena arrivare fino in fondo. Grazie. Wow. Perché? Per te. È come se non fossi la stessa persona. Sì, hai gli stessi capelli, gli stessi occhi e le stesse bellissime labbra, ma la persona che conosco in televisione, quella persona, non riesco neanche a immaginare che dica grazie a qualcuno come se lo pensasse veramente. Comincio a credere che non dovrei andare a scoprire che diavolo ho fatto o chi sono. Facciamo un patto. Qualunque cosa riusciamo a trovare è solo ciò che abbiamo fatto, non ciò che siamo. Ok? Ok, andiamo. Grazie. Buonasera, Miss Prezzon. Deve chiudere un servizio? Esattamente. Mi fa entrare? Ah, certo. Si accomodi. Grazie. Grazie. Ti dice niente? No. D'accordo, cerchiamo la tua scrivania. Eccola lì. Oh. Ok. Password.
Qualche idea? Credi al destino, Harry? Beh, adesso sì. Allora, qui dice che tutti questi servizi sono finiti e sono già andati in onda. Questo si intitola patente, libretto e numero di telefono, per favore. Le multe per eccesso di velocità sono abituali per gli americani, specialmente per quelli che amano correre. Ma qualcuno se l'è cavata un po' troppo facilmente di recente. Ecco, nel corso di una normale attività di pattugliamento, come se... È il poliziotto che è arrivato alla stazione di servizio. James probabilmente Reed. Mi era venuto a cercare. Oppure è un complice degli assassini. All'aria di uno che si fa i fatti propri. E poi, Eve, ho visto quel filmato. Secondo me gli hai fatto un favore. Prime donne pom-pom. Queste prime donne pom-pom fanno il bello e il cattivo tempo con atteggiamenti... Sono imbarazzanti. Prime donne pom-pom. È un bel titolo. No, me lo ricordo questo. Era in onda ed è partita una violenta discussione con il mio capo sulla mia carriera. Perché lo difendevi? Assolutamente no. Anzi, mi lamentavo per averlo dovuto fare. È solo il tuo lavoro, Eve, non la tua immagine. Ma se lo fosse, se io non fossi altro che quello che viene fuori da queste storie squallide. Non so niente della tua vita. Ma la donna che è seduta davanti a me adesso non è la donna di quei filmati. Mi fa venire voglia di seguire le tue conferenze. Ah, sì? Perché non guardiamo quello su cui stai lavorando? Sì, quello lassù. Il dottore dell'equilibrio? Mm-hmm. Carta di credito in debito mostruoso, rate della macchina scadute, siete strozzati dall'aumento del tasso di interesse. Adesso potete sbarazzarvi di tutto ciò grazie alla forza dell'equilibrio della mente. Questo sostiene il dottor Harry Griggs, grande motivatore. Ma motivatore di cosa? Che sia composta da anziani pensionati a reddito fisso o da poveracci sommersi dai debiti, il discusso dottore non ha mai trovato una platea di disperati che non sia riuscito a convincere a sprofondare ancora di più nei debiti, in cambio della promessa di un immaginario potere, ottenere la ricchezza con il semplice pensiero. È vero? Ti rivolgi a persone in condizioni economiche disperate e le fai sprofondare senza pietà? No, offro speranza alle persone che la cercano. Ma a che prezzo? Senti, non voglio guardare più questa roba, è inutile. Non c'è niente che giustifichi un omicidio. Sono le mie chiavi. La macchina allora la guidava qualcun altro. Sì, hai ragione. C'era qualcun altro. Le mie bollette. Questo è il mio indirizzo. So dov'è, andiamo. Il 219, l'hai superato? Sì, lo so, ma non voglio lasciare la macchina lì davanti. Date le circostanze. Parcheggiamo laggiù. Ok. Questa storia dell'amnesia potrebbe rivelarsi una fortuna alla fine. Ah, sì? Perché? Potrei ricominciare da capo, fare solo servizi che trasmettano ottimismo ed entusiasmo, come te. Sì, e dormirebbero tutti dopo 5 minuti. Figurati, tanto per quello che me ne importa. Non hai fame? Sì, da morire. Interessante, che cos'è? Uova e altro. Sai, mio padre diceva, per una prima colazione indimenticabile ci vuole tutta la notte. Ok, questa battuta ti ha costato un bel po' di punti. Mio padre si sbagliava? Se vuoi cambiarti, ti do qualcosa. Squisito. Devo ammettere che tuo padre sapeva il fatto suo. Sì, ed era anche un venditore di auto usate capace di vendere ghiaccio agli eschimesi. La classe non è acqua. E questo spiega la tua abilità oratoria, ma non la scelta dell'articolo. Che cosa cerchi di dire? Beh, vendi speranze invece di auto usate. Aumentano gli acquirenti. Non tutti hanno bisogno di un'auto usata. Hai intenzione di farmi pagare? Per che cosa? La speranza. Mi hai dato speranza e non è molto giusto che tutti la paghino tranne me. Vediamo quanti ricordi conserva questo computer.
questa felpa non è un po' troppo larga per te? Sì, era di mio... Papà, papà, indovina che ho vinto! $1,000,000? Oggi a scuola ho fatto il tema migliore, sono stata la più brava. Non hai vinto niente. Sì, invece. Guarda, c'è scritto qui. Perché l'hai strappato? Perché c'è scritto che hai perso. Cosa te ne fai di un pezzo di carta che ti ricorda continuamente che non sei arrivata prima? Non c'è scritto così, papà. Invece c'è scritto questo, hai perso. È così che vuoi vivere la tua vita, Eve? Fiera di perdere, contenta di piangere. È meglio che impari subito, ragazzina. È dura la vita e nessuno ti regalerà mai niente. Vai dritta per la tua strada e non lasciarti condizionare da nessuno. Capito? Disciplina, Eve. Determinazione e disciplina. Basa la tua vita su questi principi e andrai molto lontano. Eve. Eve, tutto bene? Sì. Ok. Avevi cominciato a raccontarmi la storia di questa stupenda felpa e ti sei distratta. Era di mio padre. Ho avuto una specie di flash improvviso e... Era un marine. È morto ormai. Oh, mi dispiace. Ti sei ricordata altro? No, l'ho semplicemente rivista addosso a lui e... Chissà perché l'ho conservata. Ci andavi d'accordo? D'accordo. Non so come rispondere. Ma gli volevo molto bene. Era un uomo pieno di sé. Che senza dubbio mi ha fatta diventare quella che sono oggi. No, non è così. Probabilmente da bambina ti ha condizionata, ma oggi no. Senti, non capisco come mai ho questi singoli flash di ricordi e poi... Non mi ricordo nient'altro. Sì, lo so, è buffo il cervello a volte. Succede che qualcosa semplice come un odore faccia scattare un ricordo che credevi sepolto per sempre. È scattato qualcosa? Mi sono ricordata quanto desideravo che mi baciassi prima in ufficio. Sembra che in casa ci sia qualcuno. Via, 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 via. Andiamo. Sono andati. No, non ancora. Me lo senti il cane?
adesso? Beh, è sopravvissuta all'incidente. Potrebbe avere la telecamera. Eva, dobbiamo subito andare alla polizia. No, è escluso. E poi potrebbero essere poliziotti, per quello quei che due ne so. Ci uccideranno, ci faranno fuori. Ma la polizia che può fare? Non so nemmeno che cosa rispondere se mi domandano chi sono o perché vogliono uccidermi. La polizia ti può proteggere. No, 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 non ci penso neanche. Per loro sarebbe molto più facile trovarci sotto la protezione della polizia. Tu sei l'unico di cui mi fido in questo momento. Sul serio? Ok. Faremo da soli. Sei sicura di non aver mai visto quei due con la cravatta e la pistola da nessuna parte prima della stazione di servizio? Te l'ho detto, no. Sono risalita dalla scarpata e poi sono andata alla... Un momento. Comincio a ricordarmi qualcosa. Che dalla strada guardavano la macchina che bruciava e non li ho visti in faccia, ma erano armati. Certo, ecco com'è andata. Ti hanno vista e da allora ti hanno seguita. Perché non mi hanno uccisa subito? Non lo so. Non riesco a capire, ma sento che hanno a che fare con l'incidente. Non sei stato tu? Certo, ma cosa, di che stai parlando? Il tuo biglietto da visita non l'ho avuto da te. Il mio biglietto da visita. Ecco qua, fa una conferenza stasera alle 7 all'Airport Hotel. Te l'ho scritto per sicurezza anche sul retro del biglietto. Grazie, Pam. Vuoi fare un altro giro con la telecamera nascosta? È probabile. Ho già quello che mi serve, ma voglio vedere come reagisce quando vede il suo diploma di laurea da $20 davanti ai 4 imbecilli che lo ascoltano. Fai bene. Il signor Hoffman è arrivato qualche minuto fa. Grazie. Figurati. Ciao. Ciao. Che sorrisetto ingenuo. Non fare la paranoica, ti prego. Anzi, vieni con me. C'è un pazzo che abita dall'altra parte dello Stato. Sembra una specie di inventore. Casa sua è una discarica. Ci sono le cose più bizzarre. Beh, voglio che fai un pezzo su di lui. Ricordi le storie di Rube Goldberg? Quel maniaco che lavorava alla migliore trappola per topi per l'umanità, bla bla bla. Mi serve qualcosa per chiudere l'edizione delle 17 di venerdì. Una cosa breve e arguta. E il municipio? Il municipio non scappa. Invece quello mi serve adesso. Mi hai mentito, Bob. No, non ti ho mentito, Eve. L'ho solo detto per farti contenta. C'è una bella differenza. Ah sì, anche il fatto che a letto sei uno schianto lo dicevo solo per farti contento. Senti, non metterteci anche tu, per favore, eh? Sono arrivato a casa tardi ieri sera e Linda non... Fa come ti ho detto, Eve, chiaro? Al ti aspetta di sotto nel pulmino. Bob, tu mi puoi dare tutti gli ordini che vuoi. Sei il mio capo, devo obbedire. E finché a letto le cose funzionano, ho le spalle larghe e sopporto tutto. Ma non illuderti che scappare nel bagno degli uomini possa tapparmi la bocca. Hai finito? Sì, ho finito. Bene. Vuoi per favore rappresentare quell'inventore come un povero idiota, eh? E far ridere tutti mentre bevono una birra al bar all'angolo il venerdì sera? Lo sai come si fa? Sei bravissima a ridicolizzare il prossimo. Non sperare che mi dimentichi del municipio. CBS, Connie Chang. Che c'entra Connie Chang? Non ha mai fatto questa roba. È passata direttamente dal college alla redazione locale. Beh, vedi, lei era bella, esotica e molto intelligente. Vuoi dire che non sono esotica? Oh, che orrore, devo prendere meno caffè. Magari lei andava a letto con il capo delle news. Fai lo spiritoso stamattina? Dovevamo andare a bere una cosa ieri sera. Mi dispiace, dovevo mettere a punto un pezzo insieme a Bob e non potevo rimandare. Ero sicuro che c'entrasse il capo.
Sistemati i capelli e prendi il microfono. Tre, due, uno... Sono Eve Pretzon per KQAP News, a casa dell'inventore Ned Lerfield, che è sul punto di realizzare la migliore trappola per topi. In realtà mi occupo più di riscaldamento globale che di topi. E perché, Ned? Il riscaldamento globale non riguarda anche i topi? Sì, signora, certo, ma... Potremmo dare un'occhiata a qualche sua invenzione. Questa sembra interessante. A che serve? Questo è... Non è un prototipo funzionante, è un modello fisico per studiare la prossimità delle variabili nella calibrazione solare. Ah, ecco. Come si guida senza ruote? Non è fatta per circolare. Un'auto che non è fatta per circolare. Un'idea originale. No, non deve considerarla un'auto nell'ambito della accezione moderna di ciò che è un'auto. Immagini un carro a cavalli. Prima che l'automobile che conosciamo fosse inventata... Ok, certo, ho capito. Vede, il cavallo a vapore di un motore deriva dal concetto di potenza prodotta da cavalli. Un cavallo che traina un carro è un cavallo a vapore e quattro cavalli che trainano un carro sono quattro cavalli a vapore. E 350 cavalli sarebbero 350 cavalli a vapore? Sì, insomma, 350 cavalli che trainano un carro è poco realistico, ma l'RPS, il rapporto potenza-struttura... Ok, ma non servono le ruote a prescindere da quanti cavalli usa? Ruote? Ah, ecco, lei continua a considerarla un'auto, ma questa non è un'auto. Non lo è. No. È un concetto. Come il carro a cavalli è stato un concetto per il carro senza cavalli. Vede, immagini che questi grandi pannelli siano cavalli. Ok, cavalli di che razza, Ned? La razza dei cavalli non importa. Hanno soltanto una valenza figurativa, simbolica, cui assimilo i pannelli in quanto creatori di energia per automobili. Non è verosimile che 350 cavalli trainino un carro. Beh, lo credo anche io. È questo il concetto di cui parlo. Vede, i motori a combustione interna sono pesanti e rumorosi e consumano un sacco di energia solo per autotrasportarsi. Venga, le faccio vedere una cosa. Ho un perfetto esempio di come funziona il rapporto di distribuzione massa-energia. Che cosa c'è qui, Ned? Eh? Oh, no, niente di importante. È solo ferraglio. È sempre rimasto un rottame. Credo che troverà l'aggeggio lassù molto affascinante e anche sexy. Ah. Oh. Venga. Di qua, signor cameraman, di qua. Se guarda le news venerdì sera ci vedrà in televisione. Oh, non ho il televisore. Fantastico. Basta tagliare quelle assurdità incomprensibili e può anche andare in onda. Sarei morto nell'incidente. È quasi un miracolo che tu sia viva. Evidentemente abbiamo ripreso qualcosa di sbagliato, ma non so che cosa potesse essere. Dobbiamo trovare quel posto, Harry. Ok. Dobbiamo parlare con Ned Lerfield e capire che cos'era. Va bene. Ti ricordi come ci si arriva? No, non... Andiamo in un posto dove ci si collega ad internet. D'accordo. Tieni. Oh, grazie. Stai
a sentire. Lo stimato ricercatore scientifico Ned Lerfield ha rassegnato le dimissioni. Si è ritirato a vita privata dopo che il suo collega Stephen Blackley ha perso la vita in un misterioso incidente. Continua a connotazioni varie, ma in sostanza Ned e il suo collega studiavano alternative ai motori a scoppio allo scopo di combattere il riscaldamento globale anni prima che diventasse di moda. Non davano fastidio a nessuno. A parte le compagnie petrolifere. L'incidente del suo collega non deve essere stato diverso dal mio. Dobbiamo riuscire a scoprire dove abita. Agli ordini. Sono bravissimo a trovare le persone. L'hanno ucciso. E hanno distrutto tutto. Ale e io eravamo qui ieri. Insomma, mi ricordo bene le folli invenzioni e... No, non è prudente. Se tornano mentre siamo fuori, non abbiamo scampo. Siamo in aperta campagna. Due scienziati ricercatori uccisi. Invenzioni segrete, inseguimenti, assassini, un cameraman ammazzato. Beh, è successo di tutto intorno a me e io non mi sono accorta di niente. Che giornalista. Sei un po' severa con te stessa. Non sapevi neanche il tuo nome ieri. Sappiamo tutti e due quello che valgo. Torniamo a Filadelfia. Hai visto qualcuno? No, è solo che non voglio sorprese, è tutto qui. Harry, sarei morta se non ci fossi stato tu. Non è ancora detta l'ultima parola? Mi dispiace averti coinvolto. Appena arriviamo a Filadelfia, ognuno per la sua strada. Non ce l'hanno con te. Sei molto gentile, ma credo che dovrai sopportarmi ancora un po'. Anche perché sono un medico, ricordi? Hai sbattuto la testa e devo tenerti sotto osservazione. Oh mio Dio. Che c'è? Buongiorno, serve qualcosa? Può farmi il pieno e indicarmi dov'è il bagno? In fondo a sinistra, la chiave è in ufficio. Grazie. Che succede? Non è giusto. Lo sai, vero? Oh, dai, sei ancora arrabbiato per ieri sera. Parlo di Ned Lerfield. Non è una delle prime donne pom-pom, è un vecchio che cerca di cambiare il mondo. E se vuoi saperlo, andrebbe preso sul serio. Smettila, hai visto anche tu, è solo ferraglia. Ti prego, non mi sarei stupita di trovare dei topi dentro il cofano. Che brava giornalista. Come cavolo ti permetti? Quello che hai fatto non è giornalismo, è robaccia. E quello che pensi di fare in sala montaggio è semplicemente criminale. Ho ricevuto un incarico preciso, è mio dovere dare al mio capo quello che vuoi. Sì, beh, quello lo sai fare bene, vero Eve? Vai a farti fottere. No, grazie. Il tuo carnet è troppo affollato per i miei gusti. Questo implica che devo trovarmi un altro cameraman? Esatto, preferisco riprendere matrimoni che assistere una pseudo giornalista. Vuole la ricevuta? Dia pure a quel deficiente che è in bagno. Fottiti, Allo, monterò come mi pare. Ancora vivo. La polizia è tuttora sconcertata per quello che viene definito un omicidio di stampo mafioso. Ex docente dell'MIT, il professor Ned Lerfield, è stato trovato cadavere ieri nella sua abitazione. Gli hanno sparato due colpi in testa e la sua proprietà è stata incendiata. Non risulta che ci siano sospettati. Cambiamo argomento. Durante una perquisizione, gli agenti hanno...
Bob Hoffman. Eve, dove diavolo sei? In auto, verso Filadelfia. Devo parlare con Al più presto. È inutile, non c'è, ma che accidenti succede? Senti, non posso spiegarti niente adesso. Devo parlare con Al subito. Tu devi dirmi solo una cosa subito. Quel pazzo di Lerfield è stato ucciso ieri, l'hai saputo? Sì, lo so, lo so. Dov'è il servizio? Ma che diavolo avete combinato voi due? Sai una cosa, Bob, lascia perdere. Cosa pretendi che faccia? Insomma, ammazzano la gente e il mio cameraman e la mia inviata non sanno niente. Avete almeno parlato con lui? Sì, abbiamo l'intervista, ma non posso dirti niente. Devo prima parlare con Al. Per quello che ne so, potrebbe essere morto. Non è morto. Ne sei sicuro? Ti ha mandato un messaggio stamattina. Che c'è scritto? Scusa, telefonami. Ma che diavolo state combinando voi due? Dove accidenti è il corpo? È pieno di animali qui intorno. Carino. Guarda un po' che c'è qui. Telefonino. Hai cinque nuovi messaggi. Ultimo messaggio ricevuto ieri alle 12.01. Eve, mi dispiace, non dicevo sul serio, ero solo geloso, ok? Adesso vieni a riprendermi in questa stazione dimenticata da Dio. Ah, non puoi montare niente senza di me, ho la memory card. Insomma, la giornalista, il cameraman e il materiale sono ancora in giro. Dai. Andiamo. Pronto? Eve, ma che diavolo succede? Al, grazie al cielo stai bene, ma dove sei? Mi sono nascosto in un motel fuori mano quando ho saputo che hanno ucciso Ned Lerfield. Non mi rispondevi al cellulare? Hanno cercato di uccidere anche me. Ho perso tutto quanto, ma l'ho scampata. Evidentemente abbiamo ripreso qualcosa di sbagliato. Il materiale è salvo, ho la memory in tasca. Nell'era digitale, un buon camera mi sa cosa fare. Dove sei ora? Diretto alla stazione degli autobus. Ha individuato il suo cellulare. Secondo il GPS, è a circa 20 miglia da qui. Ci vediamo alla stazione. Porta la memory card. Diretto a ovest. Finalmente ti rivedo. Hai la memory card? Sì. Ciao. Harry. Al. Ciao. Grazie. Variabili della calibrazione solare. Oh, ecco. Come si guida senza ruote? Non è fatta per circolare. Un'auto che non è fatta per circolare. Un'idea originale. No, non deve può essere un'auto nell'ambito dell'accezione moderna di ciò che è un'auto. Che cosa c'è qui, Ned? Niente di importante. È solo ferraglia. È sempre rimasto un rottame. Credo che troverà l'aggeggio lassù molto affascinante. Sembrava molto preoccupato. Ed anche sexy. Venga. Eccola. La macchina. Questo è tutto? No, ho continuato a riprendere. Guardate tutta quella roba. Cosa sono? Pannelli solari. Hai fatto altre riprese là dentro? Sì. Fili, strumenti, altri fili. Era tutto uguale per me. Dovevano servire a qualcosa. Aspetta, prima cosa aveva detto? No, è un concetto. Come il carro a cavalli è stato un concetto per il carro senza cavalli. Vede, immagini che questi grandi pannelli siano cavalli. Parlava dei cavalli vapore. E quei pannelli alimentano la macchina.
Se non era fatta per circolare... Beh, questa sì, però. No, niente, niente di importante. È solo ferraglia. È sempre rimasto un rottame. Non è affatto un rottame, secondo me. Infatti, molto affascinante. Si deduce dalla fretta di nasconderlo. Che senso. Venga. Strano colore. Una larga fascia argentata nella stessa identica posizione dei pannelli sull'altra auto. La vernice. Cosa? Guardate il riflesso della luce sul cofano. Lo vedete? Sì, è strano. I pannelli sono i cavalli. Mio Dio. La luce. Aveva inventato una vernice che funziona come un pannello solare. Ma è impossibile. Tutto è impossibile finché qualcuno non lo fa la prima volta. Attenti! Oh! Oh! Corri! Corri, corri! Che cosa facciamo? Non ti opporresti a un intervento della polizia adesso? No, mi piacerebbe! Lo sospettavo! Se il segnale arriva fin qui, cerco di mandare il filmato in redazione. È una pazzia! Harry, è importante. Hanno ucciso Ned Lerfield e quel meccanico per mettere tutto a tacere. Se non riesco a vendicarli, ho sbagliato tutto. Il segnale è troppo debole. Ci dobbiamo avvicinare. Quelli non mollano. Ok, facciamo così. Io attiro la loro attenzione, così tu avrai il tempo di fare quello che vorrai. Harry, mi dispiace, ti sto mettendo nei guai. Direi di sì. Niente. No, ma sono sicuro che sono qui. Ehi, bello, dov'è la tua amica? Eh? Come stai? Ma è stato meglio, ci sei riuscita? Non so se è arrivato. Oh, mi dispiace. Tutto bene? Ambulanza, presto. Opinione diffusa che il genio sia al 10% ispirazione e al 90% traspirazione. Se ciò è vero, Ned Lerfield ha passato la vita a sudare per rendere un luogo migliore, più pulito e sicuro il mondo in cui viviamo. Che ne ha ricavato? Vi parlo da quello che rimane di quello che era un tempo il laboratorio di Ned Lerfield. Lo stimato professore ricercatore scientifico è stato ucciso qui pochi giorni fa da due killer professionisti. Assoldati da chi? Probabilmente non lo sapremo mai.
perché l'intreccio di interessi corporativi ha alzato una cortina impenetrabile. Alcuni ipotizzano che il movente dell'omicidio possa essere l'invenzione di una misteriosa energia alternativa. Ora ogni traccia di questa invenzione sarebbe distrutta. Sebbene l'Airfield affermasse di presentare domanda di brevetto per ogni sua invenzione, l'ufficio brevetti ha dichiarato che agli atti non c'è traccia di una domanda del genere. Ho avuto la possibilità di incontrare quest'uomo straordinario qualche ora prima che fosse ucciso. E in quell'occasione Ned Lerfield ha rivelato un lato della natura umana che ha cambiato la vita di chi vi parla in meglio. Come immagino, per molti di voi non c'è niente che mi piaccia più del suono di un motore messo a punto. E sarò il primo a riconoscere che a parità di condizioni la benzina è sicuramente la regina di tutti i combustibili liquidi. Ma il fatto più importante è che se state chiusi dentro un garage con un motore a combustione interna in moto, vi ucciderà. Ora, considerate la Terra e l'atmosfera come un enorme garage. Il risultato è quello. Potremmo non sapere mai quello che Ned Lerfield aveva scoperto qui nel suo strano laboratorio. Ma è chiaro che in questi tempi difficili il nostro mondo ha bisogno di persone come Ned, che non hanno paura di battersi per ciò che è giusto, qualunque sia il prezzo, che con il loro esempio spingano altri a fare lo stesso. Come chi vi sta parlando ha deciso di fare. Eve Prezzo, per KQAP News. Non dimenticarmi quando cominceranno a piovere le offerte. Non lo farei mai. Brava! Sembri aver imboccato la strada giusta. Lo spero. Torniamo in redazione. Devo fare una piccola correzione a un pezzo intitolato Il dottore dell'equilibrio. Oh, ora però devi cambiare titolo. Il dottore claudicante. Thank you.